Quindi dicevamo, 13ª edizione della Festa dell'Emigrato, la prima, pensate, è stata realizzata nel 2002, grazie insomma a un'idea di Antonello, del sindaco, che ha ripreso praticamente una festa che non si faceva da tantissimo tempo. Il sacrificio, il fatto che magari nella nostra terra non c'è il lavoro che vorremmo, ci obbliga ad andare da altre parti a lavorare. Purtroppo è un dramma che per sopravvivere molti di noi devono affrontare. Quindi è una festa sensibile, è dedicata proprio a quelle persone che devono purtroppo fare a meno della loro terra. Quindi chiamo sul palco Antonello Garau, il sindaco di Villaurbana. Applauso e urla. Ciao Antonello. Ciao Davide, grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Siamo numerosissimi anche quest'anno. Benvenuti alla 13ª edizione della Festa dell'Emigrato. La festa più bella, la festa più sentita, la festa di Villaurbana, che ha tanti figli che per 11 mesi l'anno vanno fuori, ma che per il mese di ferie sono qui con i loro amici, con i loro parenti a festeggiare. E noi li accogliamo come sempre a braccia aperte. Di più non possiamo fare, vorremmo che fossero tutti qui anche col lavoro, però non è possibile. E quindi per questo mese cerchiamo di dare il massimo dell'accoglienza ai nostri emigrati, la parte migliore di noi. Ovviamente questa festa senza il grande impegno della Proloco sarebbe impossibile realizzarla. La Proloco e tutti i collaboratori che l'aiutano sono veramente encomiabili. Anche quest'anno sono riusciti a fare una festa in grande stile e quest'anno abbiamo cercato anche di dare un tocco di villaurbanesità. Tant'è vero che fra pochi minuti vedremo anche ciò che Villaurbana sa esprimere dal punto di vista artistico. E infatti Paolo Raga, Salpiero Zucca e Simone Azzeni credo che vi faranno vedere ciò che sanno fare con i loro strumenti. Alla fine della serata poi, raccomando, volevo appunto dirlo, nessun emigrato vada via, perché ci sarà un siparietto finale, cerchiamo di vedere chi è l'emigrato più lontano, chi è l'emigrato da più tempo, insomma tutta una serie di cose. Ci sarà una premiazione, per cui preghiamo tutti gli emigrati di non lasciare la piazza. Io per il momento vi ringrazio. Vi auguro buona festa e peraltro avviso che abbiamo delle sedie a disposizione, soprattutto per le persone più anziane, se vogliono stare più comode abbiamo delle sedie là, non dovete fare altro che andare a prendervele. Buona serata a tutti con Davide e con i Melodias. Qual è il contrario di Melodias? Se lo tengas.